È stato firmato dal Presidente della Giunta regionale Storace e dal Sindaco De Sio il 1 aprile l'accordo di programma che dà il via intanto a due interventi del patto territoriale di Civitavecchia e appunto il patto del Consorzio Olivieri e dei campeggiatori La Frasca. Quindi vuol dire che questi due progetti hanno ormai tutti gli strumenti per poter andare avanti e trattano, per quanto riguarda il campeggio La Frasca, è soprattutto una riqualificazione del campeggio stesso e viene data l'opportunità anche di creare nuovi bungalow, nuovi servizi, nuove piazzole, una sistemazione, un miglioramento del campeggio della città, e quindi è una cosa molto, molto carina che dà anche quel senso e quel maggiore interesse legato anche al turismo dell'intera zona. Dunque, la prima volta che si cominciò a parlare della realizzazione di bungalow all'interno del camping Traiano La Frasca era all'aprile del 2005, 10 anni fa. Il progetto, come spiegato nello stralcio di intervista che avete sentito, era stato inserito nei patti territoriali e, unitamente a quello del Consorzio Olivieri, benedetto da un accordo di programma stilato dal Comune e dalla Regione Lazio, allora guidata da Francesco Storace. Cosa è accaduto da quel momento in poi? Quando la cooperativa campeggiatori ha dato inizio ai lavori per la costruzione dei 50 nuovi bungalow? Può essere stato sufficiente quell'accordo di programma e il successivo placet del Consiglio Comunale a consentire alla cooperativa stessa di dare il via ai lavori senza le normali autorizzazioni di carattere urbanistico ed edilizio? Una serie di quesiti ai quali la magistratura ha risposto abbastanza chiaramente, dando mandato lunedì scorso alla polizia locale di sequestrare i 50 manufatti che ospitavano turisti.